a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a modificare la nostra ProGen GP1, questa magnifica auto che ho comprato solo per voi. Vedete, è veramente eccezionale. E l'andremo a modificare direttamente all'Los Santos Custom. Eccoci qua. E iniziamo, da un po' che non modificavo macchine, quindi vedremo un po' cosa cambia. L'armatura direi di non metterla, come a me è stato consigliato anche da altre persone. Freni da gara, paraurti anteriore. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di veramente. Sembra una faccia da bocca aperta. Va a dipendere, penso, anche dal colore. Personalmente sceglierei questa. Posteriore, abbiamo le finiture con colore, va bene. Motore, ovviamente, massimo. Copertura, abbiamo, ecco, le bande lì sopra che possiamo vedere anche la visione del motore. Direi di fare la vision marmite. Adesso cerchiamo di mettere qualcosa di veramente assurdo. Come qua ne abbiamo, così lo mettiamo proprio, anche così non mi dispiacerebbe, anche se i doppi così mettiamo questo. Esplosivi non ci interessano. Ganci cofano, no, non li mettiamo. Abbiamo il coprifari. Ah, così lo copre completamente. In questo modo dovrebbe coprirli completamente. Però non so se si aprono. Si apriranno? Boh. Ma no, io direi di farla così, che è molto sexy. Cofani, adesso vediamo un po' quale scegliere. Così direi. Clacson, lasciamo pure quelli predefiniti. Luce Luxeno, Kit Neon, schema neon, tutto. Il colore adesso vedremo dopo. Prevenzione ovviamente ce l'abbiamo già. Gli specchietti. Direi da gara, ci stanno. Targa, mettiamo la mia con il colore. Forse questo. Ok, ce l'avevo già. Coperture posteriori, adesso le vediamo un po' cosa possiamo fare. Non stavo così vedendo, non mi dispiace, quindi direi anche qua la vision. Verniciature primario,
Anche cromata non è male. Però direi di andare sui metallizzati. Minchia, anche nera, aspettate. Vediamo. Veramente molto bella. Sono indeciso, ragazzi, stavolta veramente molto difficile. Forse la faccio verde col verde che c'era prima, che sparava un po', ma che merita questo qua, verde aria. E poi la cambiamo un po' col pearlescente. Col bianco ghiaccio. Ci sta, ci sta. Colore secondario. Colore secondario cosa cambia? Scusate. Ah, è quel colore lì che appare. Vabbè, facciamolo cromato. Ok, ci sta, molto bello. Rivestimi. Ah, ecco, pure dentro, possiamo. Ah, essendo sportiva. Vediamo un po', vediamo se possiamo farlo anche. Verde lime, ovviamente. Venderla costa 823.000. Minigonne, mettiamo quelle personalizzate. Spoiler, adesso vediamo quale fare. Che molti hanno messo questo, che è il tuner. Vediamo se riusciamo a mettere. C'è anche qualcosa di esagerato. No, anche questo non è male. Carbonio. Anche se io farei qualcosa. Tipo questo, così mi piace. Trasmissioni da gara, turbo personalizzato, tipi di ruote ovviamente dobbiamo mettere quelle da fuoristrada, no, cromate direi di no, però sicuramente le metterei. Per forza mettere una di queste, vediamo. Così direi, sì. Perché sicuramente magari la utilizzeremo per qualche attività. Colore cerchioni. Direi di metterla. Magari verde là, se si può fare. No. Ecco, anche bianca ci sta, tantissimo. Pneumatici. Ok. Fumo, lasciamolo bianco come naturale. Finestrini da limousine. E poi ci mancava solamente le luci. Kit neon, colore neon. A sto punto lo farei questo verde lime. Proviamo ad uscire. È ancora notte. Eccoci qua. Facciamo una prova velocissima. Un po' come sta macchina. Freni non sono eccezionali. Però veramente. Ecco, mi ha già distrutta la macchina. Hey, I'll say it again. Ok.
Ma devo dire che non è male come macchina e mi sembra anche veloce, abbastanza controllabile. È una buonissima tenuta di strada. E ci sta. Buono, dai, non male, non male, ragazzi. Adesso ve la mostro anche con l'apertura totale, come vedete è veramente eccezionale. Possiamo vedere il motore, possiamo veramente vedere tutto. Guardiamolo anche da seduti, come vedete veramente molto bella, molto essenziale. Sportelli, possiamo chiuderli e ci siamo. Bene, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, troverete come sempre tutti i link in descrizione. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!